veramente il sottofondo dell'isola. Leggiamoci qualche commento. Vai, leggi Fabio. Ciao Pietro. Oh, a me c'è un saluto qua. Salutate Fabio. Ciao Fabio, non dice nessuno. Attenzione, ecco. Sta entrando qualcuno. Sta entrando qualcuno. Che state a fare? La donna delle nevi. L'uragano, è arrivato l'uragano. Ciao, ciao a tutti. E che sei tu? Ciao amore. Ciao Pietro. Palle. Avete mangiato qualcosa? Abbiamo mangiato salsicce e patate al com'era? Forno. Comunque Fabio è un uomo di casa. Sì, amore. Ha fatto bene le tue veci. Ti è piaciuta la salsiccia preparata? Andate sì. Bellino, guardate quanto è bellissimo. Ragazzi, sono stremata, sono appena tornata da lavoro. Uccisa e stanca morta. Non mi hanno fatto trovare nemmeno la tavola apparecchiata questi due. No, l'hai mangiato. Ho fatto una tavola. Io ho appena finito di dire che è un uomo di casa. Ce l'ha da là. Come è bravo! Ieri basta queste smancerie. E la pasta non mi sono già assaggiata la pasta. Pasta con i fritti. Che cosa sono quelli? Salsiccia e. Friarelli. Devi sapere che io odio il verde. Ah, sì. Mangiato? Tutto ciò che è verde, tranne la rucola. Abbiamo mangiato un'oretta e mezza fa. Più o meno verso le 9. Devo riscaldare un po', eh. Ma perché? Io sono non filtrare davanti al povero Pietro, infatti, Marica, sono proprio stronzi. Comunque qua nessuno mi saluta, perché nessuno mi saluta? Voglio un ciao Fabio, niente? No. Oh, l'hanno corteggiata. Che pensi di Fabio? A lei dice non corteggiate Fabio, ma io penso che ci stanno dei pericoli. Mamma. Ma un benzo però. Ragazzi, te ne sta. Che stai facendo te? Sgrassando il forno, che non hai sgrassato e si è bruciato. Sgrassando il forno? Ah. Ciao Fabio, dice Flavia Savastano. Uè, ciao Flavia. Calmi. smettila. Le fan. Ciao Fabio, dice Ariam. Oh. Fabio sei bellissimo. Fabio è stupendo. Fabio, come fai a stare con quella bruttazza? Bugiardo. Dove? Là, una bugiardo, bugiardo. Ma chi l'ha vestita da Adele? Chi l'ha vestita da Adele? Veramente la vista di lavoro. La donna di fabbrica Adele. Adele stai meglio in pigiama. Adele ciao, baci da Katia, me la salutata. Oh, Fabio ciao, solo Stucchini Fabio ciao. Ciao ragazzi. Fabio hai una bella donna, dice Erika. Ma stanno salutando tutti quanti, mi stanno salutando. Tutte. Tutte. Chi vuole vedere Adele come cucina? No, non mi frega un cazzo a nessuno. Ciao Pietro e Fabio. Ti chiedono sempre le ricette. Fabio, vuoi spiegare? La cucina di Adele è molto facile. Bisogna, allora, occorre un litro d'olio, un bicchiere di sale e cosa? E più o meno 700 grammi di pasta in due. Facilissima come, ragazzi, come cucina. La cucina di Adele non può mai mancare il caffè, il pane e l'olio. Aspetta, che è l'olio, Silvia? Adesso tutto ciò c'è, anche il caffè. Cioè, che le stiamo mangiando vicino alla fontana? Sì, abbiamo fatto il caffè, tra l'altro la macchinetta... Sta mangiando vicino alla fontana, sta mangiando. Ma non sta di pane. Ma che stiamo mangiando? I resti. Comunque, ragazzi, questa è casetta dei coniugi Tarta Frankis. Tarta Frankis? Amore, mi piace Tarta Frankis. Quanto ti mangi? Fai vedere come mangi. E cosa mangi? Ma queste salsicce sotto il naso. Mangio salsiccia, patate al forno, zucchine alla scapice. Ah, un po' di pane, no? Fabio, mi manca tutto di te, dice Amalia. Amalia! Amalia, sono molto gelosa. C'è il grande Stortix. Adele sei la migliore, grazie, Leti. Adele, già mi stai stunando. Senza urlare. Già è partito un timpano quando è arrivata Adele.
Ma è buono. Ma è buono. Ho preso il coffee. Diciamo molto salutare questo pasto alle 11 e mezzo. Ma io molto ci avevo. Un'altra domanda intelligente, quando torna Rosa? Scappa anche questa ragazza. Ci sta, dai, ci sta una domanda. Buon appetito, Adele. Basta. Fabio? Ma Adele? Vicino a te. Che significa? Rosa, vogliamo Rosa. Sì, lo vogliamo chiedere. Aspetta, chi è che ha scelto? Ragazzi, noi stasera vorremmo uscire, ma non sappiamo dove andare. Per caso qualcuno vuole proporre qualcosa? Ah, ma io sono stanca. Ma io non voglio uscire, sto bene a casa. No, vogliamo stare a casa, allora stiamoci a casa. Un cazzo di freddo. Salvatore Mellone! Ah, pie, sono fedente, metti zizzania. Salvatore Mellone, bra! Adele è tua sorella. Oh, ma no, è pazzo. Sì. Pietro sposa Rosa. Sunito. Sunito. Io esco perché non salutate. Vabbè. Ciao. No, perché? Buona serata. Ciao. Ma peccato, scusa. La richiesta, che è la richiesta, Salvatore? No, la richiesta di me. Parla dal taglione, amore mio. Ciao. Cucciola. Ti aspettiamo domani! Paola. Devi sapere che Adele non sa parlare senza urlare. Cioè, Paola che scrive cacatemi. Cacatemi. Adele sei fidanzata? È qui il mio fidanzato. Eccolo, è lui. La diretta. Salvatore, ma tu mi mandi la richiesta della diretta? Vuoi fare la diretta? Ma vaffanculo, Salvatore. Vaffanculo. Ma cosa Salvatore? Un amico, Salvatore. Fabio saluta. Ah, tu non sai, oggi è venuto un ragazzo da Zara che ti segue. Chissà se adesso stai in diretta, si chiama Giovanni Menenchino, con un pantalone scrisciottato all'esterna, tu e Paola, di Rosa, solo io che lo voleva in questa diretta, Zara. Paola, solo io. Ciao amore mio, domani facciamo una cena a casa. Fabio è il fratello di Rosa, ovviamente sì. Fabio è il fratello di Rosa. Fabio è fratello. Ma quando mai? Sì ragazzi, stiamo guardando anche noi Mediaset Extra. Kevin! Ciao Kevin, tu sei il mio preferito, ti adoro! Kevin dice sposami adesso, Rosa capirà. Guarda che mi scrive, sì, solo tu. Kevin, io ti adoro! Che solo io la cago in questo diretto. Domani cena a casa, sì Paola, domani facciamo una cena a casa con Raffaele. Vieni pure tu, Pie? No. Ma questa è maledizzata? Ma in mezzo però. Domani viene a casa. Ultimamente sto un po' trascurando la famiglia. Ragazzi, la cosa strana è che Donato non ci ha ancora salutato, non ci sta, non ci sta. Donato non so se ha partecipato alla diretta. Chissà se ci sta guardando. Ma sto felice, no? Siete davvero bravi ragazzi. Ma perché c'ho il pigiama? Che ho scritto Guido da Zara? Sì, lavoro da Zara. Oh, Guido. Che vuoi sapere, Fabio? Un bacio speciale a Fabio. Chi è? Adele Tartaglio. No, Adele! Becia! C'è le laghi a Rossa. Adele, laghi. Ti saluta, laghi. No, Pietro è solo per Rosa. Scrivo sempre da Adele, siete bellissimi, seguo sempre Rosa. Chi è? Enrica Forte. Ciao Enrica, è vero, mi scrive sempre. State guardando lì, sì, stiamo guardando, ragazzi. Sì. No, la mia casa è ancora spoglia, non la riprendere mia casa. Allora. Ah scusa, ma Tartagliotta che fa il culo? Ma chi è? Ah va, diciamo Tartagliotta, vuoi dirmi? Amore, mi stanno scrivendo delle, lascialo! No! Rosino! Mamma, mi stanno scrivendo delle, lascialo! Ma chi è? Scusa. Ah, non lo so. Ciao Martina! Cugino! Ti verrò a trovare allo studio in questi giorni, sei grande. Chi è? Io tifo Rosa, al prossimo. Chi è cugino? Per Luigi? Liam. State a casa tua? Sì, siamo a casa di Adele, non a casa mia di Rosa. Da casa nostra. Sì, ma...
No, perché dite queste cose? Cosa, Lucy? Pietro semi depresso, non sembra depresso. Ma dove sei L che significa? Io non sei il genere, cioè. Fratello. Lavori da campagna, sì, ragazzi. Ah, che palle. Che gioco? Adela, vuoi? Sì, ragazzi, sì. Adele, mi saluti, sei fantastica. Ciao Chiara. Ciao Ari. Mi passa la diretta a salutare io sto. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Che ne pensate del fatto che Rosa è all'isola che non c'è adesso? A me piace di più adesso. Non sta in quel covo di vipere, mi piace di più, sinceramente. Che ne pensate? Ma come di mi piace di più, no? Secondo me se la sta guardando pure di più quel programma. Senza di me. Io chiedo a te. Chi c'è in nomination? Ragazzi, ma Rosa non ci può stare in nomination. Infatti. Quindi non ci interessa di chi sta in nomination. Votate chi volete. Sei proprio nervoso, nervosissimo, allora. Irritabile. Ormai già da un mese a questa parte non mi sopporto più. Nessuno, ma ora avete iniziato la diretta? Nessuno mi sopporta, ho poca pazienza, non riesco più ad interagire con la gente senza innervosirmi. Insomma, ma non lo so. Adesso la sei più tranquilla, vedi, lo pensano anche loro. Dai Pietro, forza. Anche per me è molto meglio perché prima l'hanno attaccata troppi. Voglio una sigaretta. Pensavo che si stavano per baciare. No, provo. Ah, fai vedere se ti piace il mio marito. Ma ti piace il mio marito? Senti quello che dice Striscia riguardo all'isola. Avete visto che Francesco Monte e Wenger hanno fatto pace? Guapo. Che ne pensate del fatto che hanno fatto pace Francesco Adele, Monte e Wenger? Adele, ma come ti viene di fare queste domande? Non lo so. Guardate, ma che cazzo devo fare Francesco Monte e Wenger? Ah, avete l'isola. Che bello vedere un ragazzo così innamorato della propria donna. Adele, sei fantastica, ciao. Grazie. Asia, ai, no. Asia. Non hanno fatto pace, infatti. Sì, è uscita la fotografia. A Maurizio Costanzo. No, a Maurizio Costanzo Show hanno fatto pace. Come la faccio? La foto insieme si fatto. Lo sa pure Kevin, ha pubblicato il post. Non è bello, sono fatte un selfie, insieme che hanno fatto pace. Stasera ci pace fatta a Maurizio Costanzo. Stasera ci sta a Maurizio Costanzo Show e guarderemo. È tutta una falsa. Ma Adele è più grande o più piccola? Ho messo una foto di quando eravamo piccoli. Che secondo voi sono più grande o più piccola? No, hanno fatto pace. No, ma Adele è troppo forte, Adele è troppo bella. Buona. Grazie, grazie ragazzi, amore, vado a tutti i miei, vedi? Sono di capo. Adele, quanti anni hai? Ah, basta. 29. Basta, basta, abbracci. 29. No, che 29? Quest'anno 30. Quest'anno fa 30, a luglio fa 30 anni. A luglio faccio 30 anni. Stavo dicendo che l'età giusta per sposare. Quando ti chiederà Fabio? 37 anni. Quando ti chiederà Fabio di sposarti? Ah, vieni a rispondere, stanno dicendo. Semplice, ma Fabio ragazzi, quando ti sposa? Semplice ragazzi, gli anni di Cristo, 37. 33 sono gli anni di Cristo. Sì, che c'è? Cioè io sto qua e viene da chiudere in camera, siete voi delle merde. Vieni qua, merdaccia. Gli anni di Cristo, ragazzi. Guarda, sto scherzando, ragazzi, ovviamente, prima. Ma che cos'è questa cagata? Guarda, no, guarda, allora, ragazzi, guardate il mio fidanzato che ha comprato questa scimmia, che praticamente tu ci parli e lui ripete. Quando torna Rosa? Voglio pure. Dici qualcosa. Oh madonna santa, ma dici qualcosa. Dici? Ciao Pietro! Ciao Pietro! Ma è inquietante questa scimmia! No! È inquietante! Vabbè! Ragazzi, perdonatela io! No, è mia!
Vuoi un bacio? Io me ne vado a dormire. Aspetta, buono. Ah, guarda che dobbiamo fare. Ragazzi, Adele for president, dicono. Grazie, ma quanto sei bella, amore, vedi? 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 Non bastava, Adele. Pietro, sei dolcissimo. Proprio stasera. Anche io e il mio ragazzo oggi festeggiamo 10 mesi insieme, come dire rosa, ti adoro. Vai a fare la sorpresa rosa. Mo metto la macchina e vado. Sto andando. Un attimo, Quando c'è Adele c'è vita. Troppo. Oh, amore, senti, quando ci sei. Finché c'è Adele si emoziona pure. Finché c'è Adele c'è speranza. Ciao Polla, buonanotte. Ciao amore, ci vediamo domani. Bollane. Ci vediamo domani. Ciao Pollane. Adele, sei la forza della natura, dice Maria Chianetta. Amore, mi stanno facendo un sacco questa, di cose. Ma Maria Chianetta chi è? La conosco. Sì, io mi contatto sempre Maria Chianetta. Amore, mi stanno facendo un sacco di complimenti. Per piacere, vieni. Cosa? Vada a vedere. Non oso immaginare quando torna Rosa. Io penso che quando torna Rosa qualche costola partirà, qualche costola salterà. Pietro, fai una sorpresa a Rosa, ma io che sei in quest'isola lì un covo di vipere. Quando ritornerà sarà come la prima volta ancora più bella. È vero, ragazzi, sarà un po' come ricominciare da capo. Ci penso tutti i santi giorni. Adesso stanno accesi, ma non lo spegni un po'. Ma sempre acqua. Bene, si vede male, fai qualcosa. Che c'è? Dicono che si vede male. E non abbiamo ancora la wifi qua. Cioè una casa senza wifi. Allora ragazzi, aspettate, allora innanzitutto voglio parlare io adesso. La casa la stiamo ancora arredando, è ancora vuota. Allora. Adesso vi porteranno il divano a breve, ci portano il divano che verrà messo in quell'angolo lì. Stanno come terremotati. Non è vero che stiamo come terremotati, e ragazzi, ovviamente ci siamo trasferiti da poco in questa casa e stiamo facendo gli aggiusti, i dovuti aggiusti. Io adesso ho fatto la parete viola, vedete? Chi se ne frega? No, se ne frega della mia parete viola. Sì. Ve ne importa la mia parete viola? Sei unica, vedi, gli importa. Allora, in quella parete verrà messo il divano. Ma è la tua casa, Adele? Sì, la casa mia di Fabio. Sei il top, Adele, grazie, Letizia. Guardate il marizzo Costanzo Show, così vedrete che non hanno fatto. Adele, ma domenica ci sei da Zara? Sì, faccio chiusura. Adele, capito che ha detto? No, che non hanno fatto pace. Ma chi? Francesco. Ah, non hanno fatto pace. Sì, ci importa. Tu sei una maledetta, Antonia. Hai visto? Brava Antonia, brava. Allora, devo mettere quindi il divano. Dopo l'ho preso, su Amazon, ho trovato dei quadri. Su Amazon? Molto belli, te lo devo far vedere. Amazon? Amazon o Amazon? Paolo, io mi dici, i miei fratelli non mi cagano. Allora, quindi... Ma chi fuma non può entrare nella mia diretta. Bravo. Finito. Allora, stavo spiegando la casa, quindi ho preso questi quadri scomposti, ragazzi, che verranno messi lì con due faretti che illumineranno il quadro. Poi ho comprato quella piantina lì, vedete? Devo spiegare. Eccola qui, questa piantina, che è lo stesso colore della parete. Manca solo un bambino, lo so, Mariano. No. Mariano, lo so che manca un bambino. Fabio, manca un bambino. Abbiamo pure la stanzetta. Ormai quella stanzetta però è diventata la stanza solo dei giochi. Ma che ci frega della casa? Ma io ti voglio fare. L'ha detto. Ma quando mai? Qualcuno l'ha detto. Non è vero, l'inverno. Quel viola prugna è inguardabile. È bellissimo. Concordo. Non è vero, bellissimo.
family. Piace a tutti, sarà qualcuno che non capisce. Io mi sono rubata gli Eurochoc da tu, da te, e adesso mamma. Cioè, alla fine sei rubato. Sì! E li sono rubati. Mi passi un coltellaccio da vicino. Per favore, mi passi un coltellaccio da vicino. Allora, come di coltellaccio da vicino? Coltellaccio da spec. Da spec non ce l'abbiamo ancora. Vuoi un amore? 30 anni, a 30 anni, quella è la cosa grave. No. Io no. Anche se sono di mia proprietà. Poi c'è Flavio, un uomo che resta lì impalato. Flavio. Amore, dici qualcosa? Pietro, le due cose, sì. Adesso mi sto guardando altre due. Ma li porta alla grande. Sì. Hai fatto bene, ruba. Oh, D'Artagnan, sei sempre dalla tua parte. No. Oggi è venuto un ragazzo, ha detto, sei dal quale tuo fratello. Tu mi devo guardare. Tu, secondo me. Me lo dico un sacco di grazie, diretta per saltare, che Adele non è come fai. E io ho quasi finito il giga. Amore, come si chiama come fai? Bella domanda. Quando arriva il divano? Quando arriva il divano, prendi capito, 6 giorni. Vuoi un po' di succo? A come? A cosa? Mi sono rubato anche chips, era cosa tu. Qua ananas a pesca. Ananas non mi piace. Pesca. Fabio mi piace l'ananas, poi ti dico da solo il perché. Perché? No. Che parola è pesca, ma non si può dire. Perché scegli ananas? Non si dice. Non si dice. Perché non si dice? Perché non si dice. È afrodisiaco? No. Fa andare in bagno? No. Guarda che fa solo lui. Solo lui. Grazie con questa perla. Io vi lascio. Perla di quest'uomo poi. Eccomi, mi salutate un'altra volta. Vuoi spiegare un po'? No, perché l'ande. Oh cazzo, non è l'unico che sapeva questa cosa. Anche Laura, anche Laura! 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 Laura, no, ma tu che sai? Rispetto. Capito? Rispetto? Uomo di merda. Amore, ma già hai finito la bottiglia un coso di anno? No, perché stamattina quando ti giustare la caldaia. Volete un po' di succo? No. Basta succo, sentite a me ora. No. Ma non lo so, ma che disservizio in questa casa? I bicchieri della Amazon Moon. Mantieni. Ogni bicchiere pesa 6 kg. Le lingue straniere le ha azzeccate. Perché? Come si dice? Di un mondo. Sono un mondo. Oh, <madda. ride> Con questo bicchiere mi sono un mondo. Ragazzi, senti quanto pesa. Vengono gli stranieri grazie. A chiedermi informazioni. Acciaio in mano. Basta. Amore tu? Ananas? No, basta. Basta. Ah. Che bel rapporto hanno. Adelesina Pork, una ragazza. Adelesina Pork è stata una ragazza. Che significa? Che si è fatta ghiatta. Sono fatta ghiatta. O altro. O altro. Ragazze, fate la versione della disciplina. Parli tu con l'ananas, parli proprio tu. Bravo, amore. Ragazzi, disciplina. Mario Di Vaio, Rosa sei bellissima. Mario Di Vaio chi è? Fate troppo ridere. Tu. Tu chi? Adele è una di noi. Troppo male. Ma io ragazzi, ma quando va? Io questa donna la ucciderei. La mia ma senza di mezzo. Di gatta. No, no, sì. No, lui è colpa sua. Ragazzi, che suo mi fa solo mangiare. Porro tonta, eh? Ragazzi, oggi Adele si è scoppiata una bottiglia di vino. Oh, la colpa a me.
No, amore, sei tu che mi fai sempre mangiare. Volete evitare di fare queste smancerie davanti a me? Tu sei un pessimo... un pessimento. Ciao Franca, ciao Franca! Adele, mangia, mangia. Ciao Pino. La prova costume non ci fa paura. Noi puntiamo sulla simpatia Francesca quest'anno. Adele. Anche con qualcosa di più, diciamo. Ma no, mi sono musicchio e zucco. Musicchio. Sì. Sto morendo. Rosa è magrissima. No, è vero, è magrissima. Ragazzi, me lo tolgo, se la farò mangiare come ci posso. Una festa, ho sorpresa. Una festa, ma come dice festa? Però la festa sta bella, Grazie, grazie, Stefi. Saluta con la mano, Pietro. Povero Pietro, che devi fare? Solo tu mi capisci. Cara che... sei bellissima, non c'è un po' di chiatta. No, ma... perché inventi? Ah, fammela ringraziare, non sei antipatico. Non fate fidanza vicino a Pietro. Sì. Ragazzi, scusate, quando ero single... L'ha fatto bene la vita con quando noi. Quando ero single e lui lo faceva... Scusate. Ah, sì, perché questa volta se tu... Sei stata single per... Ma sei... Quando si bruciava. E tu amareggiavi da... Pietro? Giusciardo, visto. Ah, è più simpatica, grazie. Consi? Pietro, perché non c'è... nulla? Perché Daniel che fa? Ci sono due carabinieri. Ho pensato, ragazzi. Se volesse prendere tutto il caramello, che dice? Ci sono due carabinieri, uno dice all'altro: Pasca, tienami una caramella a menta. Risponde l'altro: se volesse prendere. Molto miliare. Pietro andrà al grande fratello VIP. Pietro andrà. Sì, è il mio fidanzato. Albania, il tuo fidanzato. Oh, era una sopra. Spacco bottiglia, ammazzo famiglia. E per Adele, hip hip, urrà, scrivono. Grazie. Quando venite in Puglia a mangiare la buttata? Dice che... No, non si chiama buttata, così si chiama. Picciotto. Buonanotte Emma, un bacio Paola. Che Paola la sua sorella? No, Paola già sta dormendo. Ciao ragazzi, trascorrete una piacevole serata e lasciate stare quella povera ragazza. Grazie, ma non sei tu la povera ragazza, se immagino sia Rosa la povera. No, sono io la povera ragazza del latte. Quella felpa K grigia dove la trovi? Ragazzi, ma io metto le cose, no? Con i tag gitti e c'è gente che mi contatta e mi dove la trovo? Ma non, che nervi. Si di meglio. Sì, pare la nostra sorella. Sì. Pietro, senza farti vedere. Adele, possiamo fare una foto. Ma dove? Ah, da Zara. Ragazzi, da Zara non posso fare ogni volta. Ah? Ma chi sei? Da forza, ma si passa, da Zara mi uccidono se sto giocando. Ma chi sei? Perché dovrebbero fare le foto? No, io non sanno, non le posso fare, mi dispiace. Ragazzi, non ho foto non vi grado. Sai che è un cazziatore, ma ti sto fatto. Che schifo di Pasqua senza Rosa, veramente che schifo di Pasqua. Ma Pasqua